Siamo sul lago Calamone, a pochi chilometri dal comune di Ramiseto. È da qua che partirà il nostro viaggio alla scoperta dell'Appennino reggiano, attraverso itinerari per la ricerca di funghi. Dalle uscite dell'autostrada Reggio Emilia oppure Terre di Canossa può iniziare un emozionante itinerario alla scoperta dell'Appennino reggiano. Per comode strade, in breve tempo, si raggiungono colline e montagne dal profilo ora dolce e armonioso, ora aspro e impervio, attraverso borghi e paesi ricchi di fascino e tradizioni, in cui il tempo sembra essersi fermato. Luoghi che fanno della gastronomia un vero culto, dove i funghi prelibati e particolarmente profumati del territorio non possono mancare. Eccolo qua l'altro, adesso li tolgo, voglio farvi vedere questi due bei pinicola. Tolgo anche l'altro che è molto più bello. Tolgo anche questo perché è un bellissimo fungo. Guardate, stupendi. Ci sono altri funghetti, sono anche interessanti, non ci sono solo porcini. Ragazzi, venite qua, venite qua. Allora, guardiamo se hai buon naso, Paolo. Che odore è? Aglio. Malagnus scorodonius. Può essere usato al posto dell'aglio. Senti che profumo. È anche forte, eh? Gambo scuro, è un fungo che una volta conosciuto è facilmente riconoscibile, esatto, profuma forte d'aglio e può sostituire l'aglio proprio in cucina. Cerca, cerca, a modo. Hai trovato lì, Ziki? Lì c'è? Bravo, Ziki, sei stato bravo. Un bel granino di nero, bravo, Ziki. Avendo tutto il territorio un grande abbondanza di terreni argillosi, cioè calcari idonei allo sviluppo dei tartufi, questo fa sì che il territorio reggiano sia uno dei più ricchi. Però non ha la nomea che ha Sant'Angelo in Vado o d'Alba, ma in realtà il nostro è un grande territorio, siamo ricchi di tartufi. Sì, lo vedo. Sì, un edulis mi sembra. Bel edulis. Dopo i pinicola, un edulis ci voleva.